difesa dal motore del strillo di gomme altro Fiat 126. Antonio Ferragina, anche lui. Della gruppo 2 abbiamo ripetuto il miglior tempo, 5.02, 2 secondi leggermente più alto rispetto alla prima salita, però metti in conto anche un po' di tensione, un po' di stanchezza, diciamo che ci riteniamo soddisfatti, la verità. Penso assolutamente di sì. Non possiamo dire diversamente. Vuoi salutare qualcuno? Ma saluto prima di tutto i miei sostenitori, mio padre e il mio amico Raffaele, che sono sempre accanto a me, imperterriti. Per il resto tutti gli amici che mi conoscono. Possiamo iniziare dal vivo con la premiazione delle varie classi e andiamo a premiare la gruppo 2700 bicilindriche e andiamo anche a preparare il podio, perché andiamo a chiamare il terzo classificato, Filippo Crupi. E dal terzo invitiamo anche il secondo, Pietro Garritano. Ed anche il vincitore per quanto riguarda la gruppo 2700 bicilindriche, Antonio Ferragina. Nel frattempo gli altri piloti che sanno di dover essere premiati, magari se si avvicinano al palco, si mettono qui alla mia sinistra, sarebbe ancora meglio per ottimizzare i tempi. Vai Nicola. Assolutamente Antonio, anche perché hanno dato veramente spettacolo quest'oggi, hanno dato il superpiede, e anche il superpiede ci vuole anche per la premiazione. Intanto permettiamo ai nostri tre protagonisti della bicilindrica gruppo 2700 di essere premiati. Ed ecco il primo, il secondo ovviamente Pietro Garritano ed il terzo Filippo Crupi.